con un nuovo appuntamento con la trasmissione In Salute. Ospite in studio ancora con noi è il dottor Carlo Del Conte, odontoiatra. Buonasera, dottore. E oggi parliamo di un argomento un po' particolare, perché nell'attività sportiva, che può essere svolta sia a livello amatoriale o anche agonistico, è di notevole anche importanza utilizzare degli strumenti che possano proteggere i denti, tessuti orali e periorali da eventuali traumi. Dottor Del Conte, si parla in questi tempi di sport e di odontoiatria. Che tipo di relazione c'è? Allora, innanzitutto sport e odontoiatria possiamo dividerle in due parti. Uno può essere curativo, perché chiaramente se io stringo i denti, e non è un eufemismo, stringo i denti e creo uno sforzo notevole per qualsiasi sport, in qualsiasi sport, anche dilettantistico. Chiaramente in questo caso qui io devo difendere la mia salute orale, l'articolazione temporomandibolare soprattutto che è messa sotto stress, e quindi si usano questi prodotti, diciamo, a parte commerciali, però io direi professionali, fatti su misura sul paziente atleta o sull'atleta professionale, professionista, perché aiutano innanzitutto a difendere i microtraumi e i grossi traumi. E poi possono, in certi casi, su studio anche di elettromiografia, eccetera, aumentare quello che sono la compliance e quindi la prestazione Prestazione. sportiva. Poi ci sono i bite, invece, sportivi, quelli per contatto che possono essere messi protettivi sia per le due arcate insieme, che sono negli sport di contatto tipo box, judo, arti marziali, ma anche magari la pallacanestro piuttosto che la pallavolo, dove ci Sì, che possono non viene essere dei contatti, pallonata. esatto, ma anche contatti gomitati, teoricamente anche nel calcio le gomitate in faccia si vedono. E quindi è un protettivo doppio, uno per quello che riguarda l'articolazione con i denti e l'altro proprio per i traumi esterni che vengono a colpire l'atleta. La compliance, per quello che riguarda invece l'aumento di prestazione, eccetera, io mi ricordo sempre che c'erano Valentino Rossi e Schumacher che quando arrivavano, se qualcuno notava, toglievano un qualche cosa dalla bocca. Quali sono i bite sportivi? Si Ecco, lei ha parlato di dispositivi. Che tipi di dispositivi sono? chiamano comunemente dei bite. Possono essere bite sportivi, bite terapeutici, possono essere degli ortotici, possono essere i bite protettivi. Sono quelli che vengono usati anche nel bruxismo, nel digrignamento notturno, che hanno un'altra forma, un'altra dimensione. Però sono comunque delle cose, degli apparecchi fatti su misura dal professionista che chiaramente ha in cura il paziente, può informarsi. Oggi come oggi sono parecchie scuole anche in Italia che ne studiano, quella di Perugia mi sembra che sia abbastanza avanzata. Ci sono i bite sportivi in commercio, non fatti però sul commercio a tutti, cioè fatti sempre su indicazione professionale dentistica, impronte e spedite a queste società, Società. diciamo, che realizzano questi bite sempre sul paziente, mai preso in farmacia o cose del genere, perché quello che va bene in farmacia va bene per tutti, quindi Non ha è una precisione e individualizzato. quindi una compliance sul paziente che è un pochino generalista. Ma in qualche modo come si può quantificare, o meglio, c'è un'evidenza scientifica che c'è un miglioramento nell'utilizzo di questi dispositivi e la prestazione sportiva dell'atleta? Sì, ci sono state delle ricerche universitarie, sia italiane sia soprattutto americane, con alcuni bite americani fatti apposta su università che studiano le attività sportive di tutti i generi, tra l'altro, quindi atletica piuttosto che la corsa, piuttosto che gli sport tipo rugby, football americano, proprio che fanno protezione e nello stesso tempo analizzano la compliance e la performance. Ovviamente questo è uno studio che si fa a livello universitario, cioè si prendono le squadre professionistiche e si fanno le valutazioni, magari anche in doppio cieco. Farlo diciamo sul paziente, atleta domenicale, eccetera, forse è troppo, però usare questi studi qua per applicarlo a quello sportivo di tutti i giorni non è neanche sbagliato. Quindi diciamo che anche lo sportivo amatoriale, non so, il ciclista che si fa la gara una volta ogni tanto, può utilizzare questi Sì, dispositivi. diciamo che senza avere un'analisi universitaria, quindi con strumenti di elettromiografia, eccetera, si può fare una piccola prova, che ho fatto con qualche paziente, si mette il bite, si realizza su misura, si controlla, poi si chiede al paziente, soprattutto se è un ciclista, uno che corre, di fare un circuito fisso con e senza bite.
Ah, non aspetti, io non avevo capito. Io sono rimasta ai byte legati al bruxismo, che si mettono su solo di Di notte. notte. Questi tipi di dispositivi si mettono durante la prestazione? Durante la performance, sia in allenamento sia in gara. Ripeto, Schumacher e Valentino lo mettono sempre perché hanno, Ma probabilmente hanno perché analizzato le probabilmente cose. la tensione è tale che può Eh sì. danneggiare. Soprattutto la tensione, e con la tensione, se noi immaginiamo di avere una forza muscolare a livello orale, sicuramente lo sforzo fisico che viene fatto per affrontare l'attività sportiva diminuisce perché c'è una concentrazione Inferiore rispetto. concentrazione diversificata tra quello che faccio con lo stringimento dei denti e quello che faccio con lo sforzo. È vero che uno stringe i denti per avere più sforzo, però se io riesco a bilanciare completamente l'occlusione, a mettere nelle condizioni in cui vedo a livello scientifico con gli studi e a livello, diciamo, dilettantistico con le mie sensazioni, io riesco a migliorare la mia attività sportiva, oltre a non rischiare traumi, eccetera, anche proprio come risultati. Ma anche la qualità di vita, secondo me, lo stato di Quello salute sicuramente migliora sì. sicuramente il benessere, Quello perché sicuramente sì, perché è sempre una cosa migliorativa. Cioè è difficile trovare un byte o una performance byte che possa diminuire l'efficacia e addirittura essere controproducente. ma in Vuol qualche dire che c'è modo se qualche si. cosa che non va. Adesso la mia è una battuta, però. Se si migliora con questi dispositivi la prestazione, in qualche modo tutti gli sportivi potrebbero utilizzarlo. Ma si Perché mitiga in la qualche prestazione modo. singola, però non è che tutti Dei diventano dei Schumacher. Schumacher, dei Valentino, eccetera, perché ognuno ha il proprio modo di affrontare la situazione. Poi ognuno di noi ha un equilibrio orale diverso, un'articolazione che ha 20 anni in una maniera, 30 in un'altra, 40 in un'altra, per cui bisogna bilanciare tutte queste forme qua. È vero che io posso metterlo per proteggermi, ma se io faccio una gara di judo e vado in palestra tutti i giorni e faccio una gara di Kongta judo, ovviamente posso mettere il bai protettivo. In un caso mi serve per vincere una medaglia, nell'altro caso mi serve per arrivare a casa senza aver preso In colpi. ogni caso questi dispositivi però cambiano con l'andare del tempo. Beh, devono essere sempre controllati, ovviamente. Anche il bai per bruxismo viene controllato, diciamo spesso relativamente a quello che si vede man mano che si fanno i controlli, perché chiaramente se io ho un digrignamento notturno, creo dei solchi, creo degli squilibri nel bite che non posso lasciarlo così, senza avere una guida, senza avere un controllo, per esempio, devo controllarlo, magari bilanciarlo, magari rialzarlo secondo l'usura che ha. Quindi deve essere una cosa continuativa nel tempo. Rimuovere il bruxismo è difficile. Lo sport è, tra virgolette, più semplice, bisogna analizzarlo in maniera diversa, però sicuramente il problema del bruxismo notturno è quello che mi stressa la vita, tra virgolette, che è uno sfogo proprio a livello neurologico anche. Bisogna affrontarlo in maniera Quindi, continuativa. in qualche modo, come si esplicita la sinergia che si è venuta a creare tra odontoiatria e sport? Ma diciamo che l'odontoiatria e lo sport è una cosa che nasce da poco tempo, tra virgolette, per cui è una cosa che può andare avanti, sicuramente svilupparsi molto di più. Adesso c'erano pochi dentisti che si occupavano anche della posturologia, che poi chi ci crede o non ci crede, però bisogna valutare da un punto di vista globale la persona che si ha davanti, valutare un momentino bene la sua attività sportiva, nella sua vita anche, perché bene o male se uno va in bicicletta spesso, chiaramente ha un equilibrio diverso da quello che va una volta alla settimana. Sono persone che magari hanno un problema orale, un problema dentale, bisogna affrontarli nella sua totalità. E Ma lo questo anche, sport è una parte. adesso la mia è una domanda, ma anche una persona anziana che non ha più la sua dentatura, quindi ha una protesi, può indossare questo tipo di bite? Sì, perché purtroppo in certi casi le protesi, soprattutto usurate, eccetera, con atteggiamenti viziati, devono essere messe non tanto con un bike, su una protesi, il bike si può mettere per rialzare o per evitare il bruxismo con la dentiera, proprio classica dentiera, però proprio per evitare che ci siano degli atteggiamenti viziati, magari dall'usura della protesi, creare delle disfunzioni articolari che possono portare poi a dei disturbi cronici. L'anziano diventa l'artrosi, l'artrosi nell'articolazione non è proprio la cosa più semplice da risolvere, anche perché risolvere l'artrosi non è facile, forse impossibile per adesso. E risolvere il problema di un'articolazione, di una protesi in un anziano può essere utile
a livello proprio di studio e di occlusione un byte o quantomeno una placca di svincolo rialzata per vedere un momentino come l'anziano si comporta. Diciamo che comunque attraverso la bocca passa proprio di tutto, perché noi conosciamo attraverso la bocca e averne cura è fondamentale. Quello quindi sì. Rivolgersi sempre ai professionisti. Noi facciamo parte anche di associazioni che si trovano su internet, come l'Associazione Dentisti Italiani e l'ANDI, che ha aperto a tutti, diciamo, il sito per andare a vedere, informarsi, valutare un momentino bene quelle che sono le proprie conoscenze con il proprio dentista formato, ma anche con qualche curiosità che non è possibile telefonare sempre al dentista per avere qualche delucidazione. Magari andare a vedere le informazioni esatte è più utile che non farsi delle idee e poi andare a contrastare col dentista, ma mi ha detto eccetera. Avere delle linee guida è la cosa più avere utile. Sapere che queste informazioni provengono da un'associazione di dentisti riconosciuti esatto. professionalmente validi, e quindi le persone, oltre al proprio dentista, possono anche ricevere informazioni corrette. Esattamente, soprattutto corrette da un punto di vista professionale e da un punto di vista medico, perché su internet si legge tanto, si vede tanto, ma poi bisogna essere in grado di scegliere. La ringrazio, dottore, per essere stato con noi, ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito e l'invito alla prossima puntata. Grazie, arrivederci.